Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio parlarti di un libro che ho scritto io personalmente, che si intitola Come lui così io, lo scopo del dolore nella mia vita. Ho ottenuto dei feedback molto positivi e poiché credo che in questo tempo di coronavirus, visto l'aumento dei casi psichiatrici, di depressione o altre malattie simili, credo che possa essere utile per incoraggiare chi magari sta passando un momento difficile. Il libro parla al capitolo 1 del dolore che fa parte della vita, quindi parla di come dovremmo essere disposti ad accettare il dolore perché è parte della nostra vita, così come lo è la vita stessa, la gioia, il dolore e qualsiasi altra cosa che compone la nostra esistenza. Al capitolo 2 parlo di come comportarsi di fronte al dolore, come reagisco alla sofferenza. Parla della differenza di non dover per forza vivere o non vivere il dolore, perché certamente tutti lo vivremo e per questo dobbiamo accettarlo come parte della nostra vita, ma di come reagisco al dolore, cosa faccio dopo aver sofferto. Il capitolo 3 invece si intitola Il dolore ci cambia, la gioia no, e parla di come a fare la differenza nella nostra vita, nel bene o nel male, è effettivamente il dolore e non la gioia. La gioia è un piacere, una felicità momentanea che poi però passa, lasciando il posto ad altre cose. Il dolore invece può segnarci molto in profondità, alle volte producendo un cambiamento buono in noi, alle volte purtroppo no. Il capitolo 4 invece si chiama Nonostante le tenebre, la luce persiste. Parla di come nonostante ci sia morte, sofferenza e dolore nel mondo, la luce e la vita continuano ad andare avanti e continuano a esistere giorno per giorno, nonostante in determinate circostanze tutto sembra volerle distruggere. Nel capitolo 5 invece parlo di come il dolore, o meglio il desiderio, sia il seme del dolore e quindi il dolore nasca dal fatto di desiderare, di volere sempre di più e di non essere mai contenti. Il desiderare in modo così smisurato spesso ci è causa del nostro dolore. Sembra assurdo, ma il bisogno di soddisfare tutti i nostri desideri sempre e comunque può portarci a soffrire. Beh, per quanto riguarda la mia vita, sono una persona, un uomo che ha conosciuto Dio da bambino e sin da piccolo ho letto le scritture e ho avuto un rapporto personale con Dio. Lui mi ha parlato in diverse occasioni, come può fare con ognuno di noi che voglia credere a quello che lui dice. Questo libro l'ho sviluppato in un momento molto critico della mia vita in cui mi sono trovato a parlare con Dio nella sofferenza e a dirgli: è davvero questa la vita che mi spetta? È davvero questo che devo passare in determinate circostanze? Ma anche in quell'occasione Dio mi ha portato di nuovo a sé, mi ha parlato e ha guarito le mie ferite. E credo che questo libro possa aiutarti a fare lo stesso. Se vuoi prenotarlo, in descrizione trovi un link che ti permetterà di acquistare il libro su Amazon, oppure puoi mandare un'email a imisteridellabibbia@yahoo.it per inviarmi una richiesta per ricevere il libro. Se questo video ti è piaciuto e desideri ricevere commenti e video su altri libri, quindi vuoi che faccia recensioni di altri libri, per favore lascia un commento qui su YouTube, non lasciarlo in altri social, ma farlo direttamente qui su YouTube, perché terrò in considerazione solo i commenti che saranno postati su YouTube. Se ci sarà un buon numero di commenti in questo video, allora mi dedicherò a fare altri video di recensione su dei libri che penso possano davvero spronare, cambiare e indirizzare la tua vita. Anche per questo video è tutto, io ti saluto e ti chiedo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto e iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto per essere informato di tutti i video che faremo. Ciao e ci vediamo al prossimo video.